Tutte e quattro le gomme hanno pattinato sul rullo. Ragazzi, buongiorno, lo vedete questo faro? Che faro è? È il faro di Tesla Model X Plaid. E dove siamo? Beh, secondo voi siamo da Carburatori Bergamo. E da Carburatori Bergamo cosa si fa? Beh, si provano dei bestioni pazzeschi su questi banchi per capire effettivamente quant'è la loro reale potenza. Quest'oggi ci divertiamo, ragazzi. Quest'oggi ci divertiamo. Tesla Model X Plaid, la prima in Italia ad essere testata sul banco. Cosa si fa sul banco? Beh, si testa la sua reale potenza. E adesso Andrea ci farà vedere un po' di cose particolari. La prima cosa da fare, ragazzi, è sempre quella di mettere in sicurezza questi mostri. E per Tesla Model X Plaid abbiamo deciso di andare a catenarla anche davanti. È un grandissimo punto di domanda, ragazzi, qui, perché alcuni youtuber americani hanno tentato di bancare questo mezzo enorme, anche Tesla Model S Plaid in realtà, ma ci sono stati diversi problemi. Le auto venivano sbalzate qui davanti, pignoni rotti, banchi distrutti, perché non sono fatti per sopportare tutta questa potenza. E lì infatti c'è scritto attenzione pericolo, è severamente vietato avvicinarsi ai rulli in movimento. Qui abbiamo un banco decisamente importante, il Maha MSR 1000. 1000 cosa vuol dire? 1000 è il numero di cavalli che dovrebbe testare su ogni asse. Non vi nascondo che sono decisamente preoccupato del risultato finale. E sono tutti qui, ragazzi. Cioè, anche Arisa, che è curiosissima di sapere il risultato finale. E poi abbiamo anche Ginger, il mitico, l'unico, l'inimitabile, che è già pronto con il suo cellulare per andare a salvarsi tutti i vari numeri che usciranno da questa bellissima Tesla Model X. Marino, sei curioso un po'? Onestamente sì, e anche un po' spaventato per le gomme invernali. Ah, ok. Però non fa niente, tanto se scoppiano ce le catene. Ma sì, infatti. Ecco, per chi fosse qui per la prima volta, io sono Matteo Valenza, facciamo video sulla mobilità elettrica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi interessa l'argomento, lasciate un commento e anche ad un bel like. E qui, qui siamo da Carburatori Bergamo, che credo che sia un'istituzione per quanto riguarda le bancate e anche tutte delle cose molto interessanti, ma soprattutto sulle auto termiche, perché si possono ribappare le centraline, fare delle modifiche all'auto e tante altre cose. Vabbè, non vi voglio spoilerare nulla, comunque vi lascio, anche perché esattamente cosa facciano non lo so, è super segreto, vi lascio, a parte gli scherzi ragazzi, vi lascio il link in descrizione della pagina Facebook di Carburatori Bergamo, andate a darci un'occhiata. Ogni tanto pubblicano anche tutte le loro varie bancate e è molto interessante vedere come cambiano i dati quando si rimappa la centralina. E vi spiego anche una cosa: il rimappare la centralina non serve solo ad aumentare la potenza, molte volte non si fa neanche per aumentare la potenza, ma si fa per andare a modificare i consumi dell'auto, quindi il motore risponde diversamente in base a come andate ad accelerare, frenare, eccetera eccetera, e questo fa bene ai consumi, e con delle mappature più attente si riesce a consumare meno. E siamo ancora nella fase di ancoraggio,
che sembra più difficile del previsto. Ogni auto è diversa, eh? Ogni auto è diversa, quindi è normale che ci voglia un attimino di tempo per andare a capire dove e come andare ad ancorare l'auto per non fare danni. Anche perché tra non molto questa Tesla Model X sfreccerà a 270 km orari ferma. Quindi capite benissimo che meglio che sia bella ancorata. E poi ditemi voi dove potete trovare un'altra officina con non uno, non due, ma uno, due, tre, quattro, cinque banchi per testare le auto. Cioè... E due delle moto. Ah, perché ci sono pure per le moto ora. Sono sette banchi, ragazzi. Esattamente, ci sono i banchi anche per le moto. Raga, non so se si vede, ma modalità drag strip, pronto per prestazioni massime. Ok, non credo che potremo andare a pestare giù tutto per fare la partenza a quella in modalità pled, ossia quella che vi fanno vedere diciamo su YouTube, dove l'auto si abbassa leggermente davanti per poi partire alla grande, perché se lo facessimo probabilmente, avendo gomme da neve montate, andremo a distruggere tutto. Quindi sicuramente faremo delle bancate prima di test e poi dopo proviamo a spingerci al limite. Abbiamo tre telecamere, oltre alla mia ovviamente, per andare a dimostrare tutta la potenza di questa Model X. Una qui e un'altra qui, per vedere le espressioni facciali del nostro marino. Altra cosa importante da fare, ragazzi, è regolare il banco. Vedete qui il banco si sta muovendo perché si va ad impostare chiaramente in base al passo del veicolo. Il passo, il buon Ginger me lo ricorda. Ginger, ce lo dici nel microfono? 2,965 metri. Grazie. Prego. Abbiamo anche il suo curiosissimo proprietario. Secondo te quanti cavalli riusciamo a tirarci fuori da questa bestia? Mi ha fatti pagare 1020. Almeno 1020, almeno 1020, va bene, va bene. Gli ultimi controlli, poi ragazzi si può partire. Stanno cominciando a fare la rullata. Questa è una rullata di prova. In questa fase il sistema, il banco, va solo a muovere le ruote, giusto per vedere che tutto sia corretto, tutto scorra perfettamente. Ok, durante la prima fase, che si chiama sincronismo dei giri, cerchiamo di capire a quanto girano i motori sotto del banco e li sincronizziamo e siamo pronti per partire. Un'altra cosa molto importante è questo affare qui dietro. Questo affare qui serve per proteggere le persone che vanno e camminano qui dietro da eventuali sassi che possano essere rimasti incastrati all'interno nei pneumatici. Non siamo ancora partiti, sono tutti in trepida attesa. Ci siamo, tappatevi le orecchie perché adesso si balla. Tecnicamente, raga, l'auto può arrivare fino a 23.300 giri. Speriamo di riuscire ad arrivarci. Ok, forse ci siamo. Vediamo, vediamo. La faccia del marino dice che si può partire. E adesso non facciamo altro che dare giù tutto. Fai pure. Serio, calcola che una macchina anche da 700-800 cavalli termico ci impiega 17-18 secondi a fare il lancio.
hai visto questa quanti c'è qui? Possa piacere o meno, è a dir poco impressionante. Adesso sta calcolando la dissipata, lasciandola scorrere in folle da quando l'abbiamo tirata fino a quando fa, torna sotto i 50 orari, che da quando abbiamo iniziato a misurare. Marino, ce la facciamo? Ce la facciamo. Bene. Ok, allora, una premessa. Gomme invernali, temperature basse. Siamo arrivati a 270 km orari. Impressionante. Ma abbiamo consumato, ma neanche tantissimo in realtà. Più o meno il 6,6% di batteria. 1,1% mi segna di altitudine. Che stranezza, probabilmente è la resistenza che oppone il banco. Ok, allora, due pensieri, perché questa accelerazione è molto diversa dalle altre, giusto? Mostruosamente diversa. Addirittura la prima rullata a gomme fredde, tutte e quattro le gomme hanno pattinato sul rullo. E credimi che questo rullo, che è l'MSR 1000, è fatto per tarare, per rullare qualsiasi motore termico si voglia. Si parla di 1800 cavalli per asse, però è talmente tanta la coppia e violenta nella sua erogazione che la prima volta a gomme fredde, che erano invernali, ha pattinato sopra. Quello che fa più impressione di tutti qui, le altre che rullevamo attorno ai 400 cavalli avevano un'erogazione della potenza di questo tipo. Esatto. E poi veniva giù poi sempre a calare in base alla velocità. Guarda questa. È degna, se non ha, i giri, vabbè, chiaramente non guardateli perché alla prova non servono, però quello che fa impressione, sa, sembrerebbe una Mustang col volumetrico come modo di erogazione, cioè che parte forte ma poi non molla un secondo fino al limitatore. Qui fino alla massima velocità che abbiamo raggiunto sul rolli abbiamo ancora praticamente 1000 Newton metro di coppia. Cioè, ce li ha tutti sempre. Ce li ha sempre, non dà come le altre elettriche, certo, che abbiamo avuto modo di vedere il piccone ai bassi, certo. Poi sì, una sorta di bella tenuta, ma con un certo plafond. No, qui no. Sempre pronto. E ti ripeto, come dicevamo prima, sarebbe bello rirullarla quando la macchina ha un po' più di strada, con le gomme estive e magari con una temperatura un po' più mite, che tu mi insegni, certo, l'elettrico sicuramente meglio. Soffre un po' di più il freddo, che sì, al contrario del termico che soffre scaldata, il caldo. Abbiamo comunque scaldata per 7-8 minuti. Sì, sì. Però esatto, comunque sì, sicuramente sì, già comunque, solo le gomme terne, le gomme come estive, ti dicevo dall'onboard di prima, può piacere, non può piacere, sai che dopo sulle macchine elettriche c'è sempre la diatriba piuttosto in giro con la Panda, di qua di sì, là. Sì, sì, va bene. Io che ho la fortuna di poter rullare di tutto, ti dico, possa piacere o non piacere, wow, è impressionante, non c'è niente da dire. La potenza è tutta sempre. È impressionante, non riesco a trovare un altro mezzo, un altro termine più adatto di questa cosa. Veramente. Bene, sarà bello provarla in pista allora. Magari non questa, ma ne fanno un modello anche berlina. Quella che mi spiegavi. La Model S Plaid. Ancora più libera, ancora sì, più potente. Sì, sì, ancora più potente, fa da 0 a 100 in 1 secondo e 8 circa. Formula 1. Sì. Mamma mia. Va bene, quella sarà la prossima. Benissimo, caro. Grazie mille. Sempre un piacere. Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao, ciao. Ragazzi, ci siamo dimenticati di dirvi quanti cavalli abbiamo misurato. Abbiamo misurato 912 cavalli. Un pochino meno rispetto al dichiarato, ma Marino dice che è assolutamente normale per tutti quei motivi di cui dicevamo prima. E attenzione, perché abbiamo però 1158,5 Newton metro di coppia registrati. Non male per niente.